Stavo facendo un video tutto serio, no? Dove vi spiegavo cose interessanti, spiegate bene, però adesso mi ricordo bene, io non sono su un sito di informazioni interessate, no, io sono solamente su YouTube, quindi facciamo un video stupido dove vi spiego qualcosa, ma in modo stupido come fanno tutti gli altri, e lo faccio anche veloce perché sennò perdo tempo. Quindi iniziamo subito, cos'è che vi devo dire? Ah, giusto, 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 scusate che se no mi dimentico. Le informazioni nascoste che voi state lì a cercare su internet. Oh, ma chissà cos'è che ci nasconde il segreto, il governo. Le informazioni nascoste, vi dirò una cosa, non le trovate. Non le trovate su internet nascosto o chissà che cosa, dov'è che sono. Certo, magari su internet nascosto trovate i file originali. Però i file originali nessuno li va a leggere, ma neanche i giornalisti che ci fanno un servizio. Le informazioni nascoste non sono più nascoste su internet, le potete trovare dappertutto. Ci sono siti, ci sono, ma a volte lo dicono anche TV, a volte. Ma vi assicuro che non dovete star lì ad hackerare o cercare hacker. Le informazioni nascoste sono molto più visibili di quanto voi crediate. Solo che lo sanno benissimo i poteri forti, che a voi non ve ne frega niente della verità. A voi interessa solamente sapere il gossip e tutte quelle cavolate lì. O anche se poi scoprite la verità, non ci credete, o comunque ve ne fregate, perché siete ignoranti, ignorate il fatto. Quindi, io ve l'ho detto, non c'è niente di così nascosto che voi non possiate cercare. Le informazioni nascoste le potete benissimo trovare, su internet è visibile, non dovete cercare, non dovete stare lì. Le informazioni nascoste ci sono. E i veri segreti ci sono. La verità sull'11 settembre? Ah, ma è stato il governo degli USA che hanno architettato tutto. Forse sì, forse no, però non hai capito ancora il discorso. Perché tu te ne freghi. È tutto molto più complicato di quanto c'è. Non ci sono i buoni e i cattivi. Ci sono gente che fa i propri interessi, come tu fai i tuoi. Però c'è un limite, perché sennò distruggi tutto il pianeta. Adesso comunque ho finito di scherzare, torniamo a fare l'hacker. E quando non c'ho tempo faccio il pro gamer.